Ogni quando succede? Ca? Sempre. Ogni 5 minuti. Commento la aspetta. Devi fare, adesso non distingue, non passiamo l'ora di questa mattina. Devi fare tranquilla la situazione. Sì. Ma quanto tempo ci sta per scendere a catena con l'autobus? Se va bene 45 minuti. La tratta più breve è questa, Cicastello. Se va bene. Se no non si sa. Vedi. Ma che sto posteggiando in qualche modo? Sì. Vedi che distanza ci abbiamo, ma non ci piede la macchina. Immagina se dovrebbe uscire una persona. Cioè, perdi giusto qua dentro per l'autobus grosso non sarebbe passato. Se guardi da questa parte, se qualcuno apre anche uno specchietto, non lo porta. Quante volte capita? Tante volte. Ma la colpa non è tua. No, se questa è la tratta che ci abbiamo assegnato. Va bene. Per questo è libero. Vedi? Maria! Vedi? Me l'avevamo presa. E peccato non l'ho preso bene. Dalle strisce pedonali, eh? Stava beccando in pieno, fermo sulle strisce pedonali, un autobus con la freccia accesa. Voglio il doppio filo. Quindi netto è 45 minuti. Sì, se non ci sono i doppi, sì. Perché ora andiamo anche da Cicastello, abbiamo un'altra strada un po'... Cioè, però qua d'estate pensavo fosse un po' più sì, complicato. E c'è un colpo di scena. Che cosa? Devo per forza suonare per passare. Non posso salire un po' più come si deve. Sempre se ci va bene. Non viene, ce le fanno aperte. Vedi qua? Forse ti vuole far entrare qua dentro. Ma l'ho posteggiata male. No. Che siamo un bugno di incivili. Inizia a buttarsi il plastico. E che fanno in giro, fare quello problema. Mi levo? No, no, già vedi. Guarda lo specchio. Te la sei portata? No, ancora no. Che mo arriva sto stronzo? Come esce? Si fa più avanti. Si va basta. Più avanti. Hai il numero dei vigili urbani? No, io no. No, io no. C'è il numero dei vigili urbani? No, non ce l'ho. Ho bloccato un paese. Vedeci, prezza. Grazie.
Guardi, le faccio vedere una cosa. No, ma no. No, per farlo convinto, perché si poteva, magari se si poteva girare io me ne andavo. Ma guardi come c'è la ruota qua. Ragione. Ce l'ho attaccata con il marciapiede. Sì. Vede? Ah, sì, donna. Quindi non c'ho più come girare. Ma chi si preferisce come siamo io? Ma sarà donna sarà. È automatico, a parte c'ho 10 cm con lo specchio qua. Se sa quello dopo. Che bello sapere il marciapiede, quello mi va a sbattere sulla cornice. Ma io. Perché non chiamate l'intero attrezzo? Come arriva il terreno? Perché qua non è passato. Ma bruciavo che la macchina, no? C'è un po' di benzina, non è che c'è volte. Hai visto in Libia come fate? Sì, non arrivano gli inglesi qui. Da capo devono tornare? E i francesi. Che devo dire, la Libia e la Sicilia sono perdute. Non posso girare più. Ci posso provare se mi dai, mi cammini qua e mi dici prima che la tocco per farmi fermare. Cosa devo fare? Io vado avanti piano piano. Che c'è dallo specchio, a me mi dà quasi che la sto toccando. Qua pare che stai passando. Passo? Ancora sì. C'è qualcuno anche che vuole guardare qualcun altro? Dagli un occhio pure tu. Per me è buono ancora. Un po' di spazio c'è. Un po' di spazio c'è 3 centimetri. Ah. Comunque se ti devo vedere. Alt dice. Ora ce l'ho ridotto un centimetro. Non puoi fare più niente. Non puoi fare più niente. No, mi so, non posso girare, ancora c'è mezzo autobus. Che? Non posso girare. Scarrozziamo la macchina. Tu mi dai scarrozzare. Scarrozziamo la macchina. Tu sei che possiamo scarrozzare la macchina e poi. È lui. Ma il problema non è che è oggi, il problema è che sembra. Ma dentro è sempre. Forse. Io non parlo 10 Castello, io sono 10 Trezzo. Siccome il problema è nato qui che l'autobus non fa la doppia linea, proprio perché una volta qua non si va. A 10 Castello, dove io ci lavoro al comune, io sono 10 Trezzo, le posso assicurare che la via del mattino quando entrate, quella dove c'è il tratto che c'è il comando di vigile urbano. Sì. Allora. Lei a sapere, buongiorno, io ho detto 3 volte con l'autista sono salito sui marciapiedi, sono andato sulla panchina perché l'auto non passa. Non basta. Allora mi sono affacciato al finanziere e ho detto scusate, lei è talmente gentile qua perché? Perché c'è il comando dei vigili urbani, perché a Castello, perché cosa? Perché lei da Cittadezza fa un casino della malora. Giustamente, ha ragione, perché deve andare. Ma lei mi deve spiegare perché a Cicastello regolarmente lei sa che quando voi prendete la curva le macchine si fermano là, se no non potete passare. Sì, lo so, lo so. Allora è un dramma. Lì tutti zitti, qua è la Cittadezza del caos. Io capisco che io sono di Cittadezza e le posso assicurare che è un caos sempre. Però la stessa cosa è là. Voi fate poi dentro il paese senso unico la via privata. Però quando incontrate lì avete lo stesso problema. Se si può alzare si mette qua, lei. Se fate questo io spingo. Io non ho problema con la schiena. Io non posso fare niente. Può io forzato non ne posso fare mai. Sai qual è il problema? Che uno fa la forzata, io ho proprietario della maglia, dice lei come si è permesso a toccare la maglia. E questo è vero. Poi se questo ha un danno, dice lei ci misi mano. Questo è l'Italia poi. Non è che noi facciamo un favore, io facciamo un favore al signore che sicuramente certo. Sarà incazzatissimo. Ma su signore qua dove? Un motivo, se viene qua vigile urbano e mi dice spostato, io ci vengo una mano. Cioè, ma il numero dei vigili urbani qualcuno ce l'ha? No, solo per marciapiede c'ho lo specchietto già quasi appoggiato al muro. Ma già, però. Ma se lo piego non vedo più la visuale. Non faccio casali. No. Ma non è sempre lo specchietto, sì, c'è la ruota sopra il marciapiede. Agnito. Ha un dito, come si muove, c'è chiaro in gol, c'è la sgaccia e poi magari te.
Certo, c'è da pagare. Lui la paventella, perché lui dice io mi voglio la congiovazione e lui paventella. Certo, così è. No, no, ma tu non devi fare niente. No, ma state, non faccio niente. Ma non viene un vigile, perché storia mai che sono arrivato all'uscita di Abbanno, non viene nulla. Tutto quanto assieme si solleva. Sì, ma non è così che funziona. Che ci vuoi fare con queste macchine che non li mettono mai dritte? Che cavolo ha salto a fare? Effettivamente. Sì, ma chissà dov'è. C'è l'unica è quella, poi se viene via si spara, si alza, se vuoi tanto. Sì, perché vede. Sono 4 centimetri. Si può andare, amica, forse se 4 centimetri, sennò si costruisce. La facciamo andare. A me farete un favore. Io registro. Ma che non vuole sa spostare? 4 centimetri. Ci vuole. Ci vuole. Delle persone a Tirano, solo al poco per spostarla a casa. Vedi, andiamo la mano. Aspetta, 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 che io vi devo registrare. No, mi registra, mentre scherzavo. No, ma mi preoccupate. Soltanto in basso, soltanto in basso. No, quello è basso, non in alto. Qua siamo omertosi. No, allora non vi riprendo. Non vi riprendo, non vi riprendo. Ancora ragazzi non basso. Ci provo, ora ci provo. Oh, aspettami che c'è, aspetta, andare andare. Sì, un attimo. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Madonna. Ah, tra l'altro sui vicino urbani. Ah, sono allora, giudicissimo. Glielo dico che c'è la macchina? No, glielo dico io. L'abbiamo dovuto tirare con le mani, non ci affacciamo nulla. È la punta via. Ma l'hanno tirata per le persone con le mani. Adesso facciamo un contrabbottaggio. È da molto che state qua? 20 minuti. Ma come avete chiamato? Però siamo stati un po'. 20 minuti che sono bloccato. Adesso passa un'auto. Ma sempre passa, deve stare attento. Perché se passa che fai una questione più. No, è vai allucinante, solo a pensarci che cosa si sente. Ah, cioè abbiamo un ritardo di circa 15 minuti sicuramente. Il tempo che abbiamo perso da bene. Noi siamo partiti punto 6 passato puntuale. Anzi, si è passato qualche minuto prima. 7:30 siamo. Alle 7:30. Ora allora, di partenza da lì. Dobbiamo essere qua. Legomare già alle 8:20 dovevamo essere alla stazione, mentre ancora alle 8:30 siamo a Ognino.